La Biennale, siccome opere, danza, musica, teatro, architettura, arte e cinema, ha in tutti questi campi progetti e programmi che coinvolgono, rivolti al pubblico, ma che anche sono momenti di ricerca e che coinvolgono artisti appartenenti al settore. La Biennale College è soprattutto questo, giovani che collaborano con grandi maestri per realizzare progetti, che vivono nell'ambito della, insieme per un certo numero di giorni o settimane, è il luogo dove poi si chiamano i grandi maestri del mondo, le grandi compagnie del mondo a completare i loro progetti e a realizzarli, e dove quindi il pubblico non ha soltanto un cartellone davanti a sé, ma anche la possibilità di partecipare a momenti di creazione, momenti di completamento e di realizzazione di opere. Questo vale sia per la danza, per il teatro e la musica. Quest'anno il fatto che questi progetti si realizzeranno in parte dentro la mostra d'architettura aumenta, come dire, l'efficacia dell'una cosa dell'altra. Il visitatore di architettura potrà essere anche spettatore di piccoli spettacoli che sono momenti di formazione e momenti di creazione. La Biennale Musica di quest'anno è un progetto che si integra con molteplici attività di Biennale. Saremo presenti alle Corderie, che è uno spazio stupendo rivisitato da Rem Koolhaas, che è il curatore della mostra di architettura, con tre progetti. Sono tre progetti che sono estremamente inerenti al tema Mondo Italia. Uno di questi è un'opera, Katesi Rades, di Admish Kurtay, che ha come argomento il naufragio della motovedetta albanese con tanti profughi che provenivano dalla guerra civile di quel paese, con molti morti. Ed è una storia che riguarda il nostro paese quanto assenza, inferno di Odoardi, che è un film sul terremoto dell'Aquila. Dopodiché c'è anche un terzo evento molto particolare che coniuga la musica etnica con l'elettronica, quindi una storia della civiltà mediterranea con la contemporaneità e la modernità, e il progetto si chiama Compasso da navigare e vede quattro gruppi etnici: Anatolia, Sardegna, Liguria e anche Catalunya, dialogare tra di loro in un momento improvvisativo estremamente suggestivo. Poi c'è il college con quattro opere di argomento buffo, comico o di teatro dell'assurdo. I ragazzi si sono presentati in team a un international call, sono stati selezionati e durante tutto l'anno hanno avuto modo di produrre, coadiuvati da tutor di livello internazionale, queste quattro piccole opere che già stanno riscuotendo grande interesse e probabilmente saranno riprese anche da altre istituzioni nella stagione 14-15. Leone d'oro Steve Reich. Dopo Boulez e Cuba Edulina abbiamo voluto sottolineare come la contemporaneità possa esprimersi ad altissimi livelli con opzioni stilistiche talvolta diametralmente opposte, ma che non precludono assolutamente il primato della qualità e dell'invenzione. La Biennale quest'anno, per quanto riguarda appunto la Biennale Danza, sarà un qualcosa che invita a percorrere un bosco, entrare in un bosco, in una selva, e con un senso di orientamento che verrà dato da tutta una serie di performance, spettacoli che verranno proposti. L'idea è quella di far nascere un senso di orientamento per districarsi dentro un bosco, nel quale spero che lo spettatore riesca veramente, oltre che a perdersi, anche a trovare quelle radure inedite e inaspettate. Quest'anno sarà un rapporto importantissimo proprio con l'architettura, la Mostra Internazionale dell'Architettura di Rem Koolhaas, diretta da Rem Koolhaas, e quindi darebbe vita alle Corderie dell'Arsenale per due mesi ad un'idea di polis dove dalla mattina alle 10, alla sera alle 20 coesisteranno tutta una serie di esperienze di coreografi, artisti e danzatori. Coesistere significa che daremo vita a un continuum di work in progress e di performance, sì da mettere in comunicazione gli artisti tra di loro e il pubblico con gli artisti.
Leone d'Oro quest'anno per la danza viene data a Steve Paxton, e quindi stiamo parlando di un grande maestro che ha anticipato e continua ad indicare quella che è la strada predominante della danza, cioè a dire un grande ascolto verso il proprio corpo, a far sì che questo diventi un veicolo di rapporto e di incontro con gli altri. La Biennale College di Teatro è più o meno un spazio dove vogliamo condividere l'esperienza di grandi maestri internazionali con gli artisti giovani italiani. In qualcuna forma stiamo vedendo come portare al presente il futuro, o le semole che possiamo lasciare in questo momento ai nostri giovani artisti. È per questo che si è creato questa Biennale College, un spazio dove i partecipanti può andare a fare i laboratori, residenze, dove ci sono le conferenze, micro spettacoli dove si può partecipare anche ai debatti. Credo che è un spazio unico non solo per Venezia o per l'Italia, anche per il mondo. Non c'è niente come questo, dove per 10 giorni più o meno si può essere là imparando, ma allo stesso tempo condividendo e conoscendo altre persone che le può piacere lo stesso genere di teatro che stai facendo tu. La parola è importante, ma allo stesso tempo non vogliamo chiudere solo il mondo del teatro di testo, sino che un po' la storia e la vita ha imparato a noi che si deve aprire tutti i muri, che non deve avere derribare i muri per fare tutto questo che si può fare al palcoscenico, tra il teatro, la danza, la musica, i romanzi, il testo, la poesia, il cinema, e vedere come tutto insieme può essere uno, e allo stesso tempo non perdere la tradizione per innovare. Leone d'Oro di questo anno è per Jan Lauwers, il Leone d'Argento è per Fabrice Murgia. Tutti e due sono di Belgio e tutti e due sono questo, facendo non un tipo specifico di teatro, sino aprendo tutte le possibilità del che si può fare al palcoscenico. Non c'è nessun genere specifico, se sono tutti insieme. Questo è anche non una casualità che i due sono di Belgio, è perché noi crediamo che la politica culturale che ha fatto questo paese è molto vicino alla forma di credere della Biennale di Venezia. Questa forma dove non ci sono limiti, dove si deve guardare al futuro, e che alla fine ha creduto l'eccellenza per sopra dell'elemento popolare, che può condividere quello popolare con la sperimentazione e il limite delle frontiere.